grande successo per l'apertura della prima edizione del Fate Cinema 2016 a San Potito Sannitico. L'evento, organizzato dalla Proloco e dall'amministrazione comunale del piccolo ma grazioso paesino dai mille colori e dalle infinite sfumature artistiche dell'Alto Casertano, ha visto presso il Cinema Aurora in Piazza della Vittoria numerose e pregiate proiezioni di corti girati negli anni nella stessa San Potito Sannitico. Un vero e proprio concorso in cui la scena è stata calcata da numerosi registi come Antonetti, Biasi, Bustamante, Doto, De Lellis, Magrone, Mazzacane, Portera e Russo, e che ha visto come tema portante e a dir poco vitale l'acqua di seta, in quanto bene essenziale e prezioso. A seguire poi c'è stata la presentazione dei registi professionisti Giuliano, De Lewis e Damauri e gli interventi dell'attore Francione e del regista Santana. A margine dei lavori abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Comunale Francesco Biondi. A chiudere la serata, organizzata dal Clafed Café, la cantante blues americana Joanna Jenkins e la sua band. Sì, quest'anno dopo le esperienze degli anni scorsi del Cinema da Mare, del Cici Film Festival, quest'anno sperimenteremo una nuova formula, cioè abbandoneremo la formula festival e sperimenteremo la formula laboratoriale, cioè costruire un laboratorio cinematografico a cielo aperto. Ed è questo il Fate Cinema, una formula che abbiamo inventato noi qui a San Potito, è nata quest'anno. E quindi ci saranno 9 registi in giro per il paese che realizzeranno dei cortometraggi. E la sera del 25 verranno proiettati, la sera del 26 avverrà una premiazione, il vincitore vincerà una residenza artistica al Centro Culturale della Reghenta alle Canarie. Non solo, ci sarà la parte della realizzazione del cortometraggio, della parte dello spettacolo, quindi e della materializzazione del cortometraggio, ma ci sarà anche una parte relativa alla formazione cinematografica e professionale all'interno del mondo del cinema. Questo lo faremo grazie a dei professionisti che nei giorni del Fate Cinema realizzeranno dei workshop, e quindi ci sarà anche un processo di formazione. Quest'anno non sarà solo spettacolo, questa è una nuova formula e che ci permetterà di abbandonare quindi l'idea del festival e creare un movimento culturale per tutto l'anno nel paese attraverso la formula dei laboratori e quindi attraverso Fate Lab. Ladies and gentlemen, from Philadelphia, United States, Miss Joanna!